Benvenuti a tutti in un nuovo video della Space Family. Ci sta guardando tutto il campeggio. Siamo arrivati in campeggio. Siamo arrivati ieri sera, abbiamo già sistemato un po' di Martino cose. Martino dentro la macchina, tutto il viaggio è stato pazzesco. Bravo Mamo, tutti i commenti bravo Mamo. Martino, ricordati che stiamo dicendo che sei stato pazzesco, quindi fai sempre così. 10 per Mamo. Noi passeremo una settimana in questo campeggio e stamattina io sono già uscito. Mentre tu dormivi, lo so, si è svegliato Mamo e io e Mamo siamo usciti. Non vi ho trovati. Abbiamo fatto il giro di tutto il campeggio, siamo andati a curiosare perché siamo appena arrivati. Quindi adesso vi farò vedere un po' di... Lo vedrò anch'io con sì, voi. Sì, un po' di giri che ho fatto insieme a Mamo. Siamo andati alla scoperta. Abbiamo incontrato pure i nostri vicini che sono proprio brutti. Raga, abbiamo dei vicini bruttissimi. Brutti. Facci vedere. Guardate cosa abbiamo fatto stamattina io e Mamo. Ma che brutti vicini che abbiamo. L'avete riconosciuta? Proprio loro. Amo, ma hai visto che vicini brutti che abbiamo in campeggio? Guarda, guarda. Che bella cosa. Girati. Grazie. Guarda un po' chi c'è lì. Chi, guarda, mamma. Chi c'è dietro? Dei cani, guarda. C'è Dante, c'è Sabri, c'è Goggo, c'è Ferruccio. Tutti. Mamma, hai visto quanti vicini? Tu lo vuoi un cagnolino, Martino? Non te lo prendo neanche se mi paghi un cagnolino. No. Voi crescete senza il cane, non capite niente. Quando Martino verrà da papà e gli dirà: papà, voglio il cane, forse mi scioglierò e forse glielo prenderò. Vabbè. Anche perché basta che mi fa così a me, mi compri in due secondi, cioè. Mammo, hai paura? Papà, non so, sono brutti questi vicini. Vuoi il cane? E dai, scegliene uno dei loro. Non ci pensare proprio. Ne hanno di là ne hanno tipo 10, poi ve li faccio vedere. Poi ve li faccio vedere. Vai con loro oggi. Eccolo. Piano, papi. Wow, Mamo. Siete amici. Stai facendo? Sì, stiamo girando tutto il campeggio. Cosa hai visto? Cosa hai visto? Questi? Sono parecchi inquietanti questi. Mamma, facciamogli vedere che qua c'è anche la piscina. Poi ci andremo ovviamente in questi giorni, guardate. Wow. Mamma, poi cosa gli facciamo vedere? Dove vai? E quello è un tombino. Dammi la mano. Mano a papà, bravo. Cosa gli facciamo vedere? Qua c'è il bar, il ristorante. Sì, Mamo. Sono tutte le palline che piacciono a mamma. Questi sicuramente mamma li vuole aprire tutti. Eh? Sì, Mamo, tutte le palline che piacciono a mamma. Guarda, Mamo, qua c'è invece. Vieni, Mamo. Dove sei? Dove sei finito? Vieni. Su, vieni. Guarda un parco dei giochi di Mamo. Mamoland. Qua praticamente ci sono tutti i giochi per i bambini. C'è di tutto, c'è anche il ping pong. Bellissimo, bellissimo questo campeggio. Stiamo facendo il tour io e Mamo. Ve lo stiamo facendo vedere. Perché siamo arrivati ieri sera, quindi anche per noi è la prima volta che vediamo tutto questo. Bellissimo. Nei prossimi giorni approfondiremo. Approfondiremo tutto il campeggio. Andremo a scovare tutti i segreti di questo campeggio. Ah, poi qua c'è un supermercato utilissimo, mini market, veramente utile. Dove venire a fare la spesa. Bello, bello, bello. Wow. Beach. C'è anche di là, c'è la spiaggia e il mare. Ma ci andremo nei prossimi giorni, Mamo. Andrai per la prima volta nel mare. E sì, a vedere la sabbia. Mamo, mi stai coprendo la telecamera con tutti i capelli. Mamo. Mamo, sei contento di andare al mare? Sì, ci andiamo nei prossimi giorni al mare. Precisamente a 50 metri dalla nostra casetta abbiamo la spiaggia con il mare. E molto probabilmente domani andremo a fare un tuffo nel mare. Ed è la prima volta per Martino.
anche la prima volta che sta nella sabbia. Sarà bellissimo, non vediamo l'ora. E rieccoci qui, siamo andati un po' a pazza gioia. Sì, siamo andati all'avventura. Martino ha camminato già per tutto il campeggio. Siamo andati dappertutto. In questo campeggio c'è la piscina, c'è il mare, cioè la spiaggia è qua dietro, raga. Qua dietro. Sì, infatti, dietro. In questa settimana noi andremo al mare. Andremo, esatto, in spiaggia. Faremo tante bellissime cose, ma oggi vi facciamo un, diciamo, un home tour della casa in campeggio. Come perché lo possiamo chiamare? Home tour della casa in campeggio. No. Sì, perché in campeggio uno va con, guardate, guarda, in quelle casette, va in camper e poi va in queste casette. Noi siamo in una di queste casette. Iniziamo il tour della nostra casettina in campeggio. Vai amore, prego, prego. Inizia dall'ingresso, prego, prego. Ci faccia un tour. Ok, vai, mi prendo questa responsabilità. Allora, la nostra casa è la 901 e qui, come possiamo notare, abbiamo direttamente la macchina parcheggiata davanti al nostro cancelletto. Entriamo dentro. Eccomi, amore. Siamo qua. Eccomi, sì, sono qui. Chiudiamo il tutto e qui possiamo trovarci direttamente nel nostro giardino, perché dovete sapere che proprio queste case, questi, come si chiamano amore, bungalow, tipo che è successo, ma mami urlava che è correndo, diciamo, sono delle tipo bungalow. Casette. Qui abbiamo tutto recintato. Sì. Questa è la finestra della camera, mi sa, della Sabri. E lì c'è il bagno perché l'abbiamo appena vista farsi la doccia. More, stai spiando. More! Qui abbiamo mamma. Ecco. Allora, qui è tutto chiuso. Vedete, c'è questo praticello che penso sia finto in realtà. Sì, è finto. Sì. Però è tutto chiuso, quindi Martino qui può correre, può scorrazzare, può fare quello che vuole. Devo dire un aneddoto però, amore. Allora, dovete sapere che Martino è appena arrivato, ha testato i sassi. Sì, si è preso uno di questi sassi e ha provato a mangiarlo. Non si fa, mamma. Non si fa. Comunque abbiamo messo un bellissimo seggiolone per mamma. Qua abbiamo il nostro tavolo dove la sera facciamo cose. Ieri sera abbiamo giocato a battaglia navale e indovina chi. Perché qui dietro, come avete visto nella clip, c'è anche il mini market. C'è il mini market. Magari vi facciamo un tour del mini market uno di questi giorni. Dai, facciamo il tour. Facciamo la spesa con la Space Family. Va bene. Entriamo in queste bellissime vetrate. Prego, prego. E dinanzi a noi, dietro, prego, le entrate, tende, entrate, prego. Dietro le tende, spostiamo le tende. Qui wow. Troviamo la nostra cucina. Si vede che siamo già arrivati, guardate, tutta l'ambaradana. C'è già tutta la roba di mamma. Sì. Poi è molto grande, raga, cioè nel senso non sembra da fuori. Ah, per tre persone è grande. Infatti sì. Potremmo stare qua anche con altri due figli. Esatto. Là ce n'è uno nella pancia, qua ce n'è un altro, dobbiamo fare il terzo. Smettila, amore. Ma vabbè, tre, is meglio che two. Comunque, qui abbiamo... prima del soggiorno volevo dire che non è una cucina da niente. Abbiamo il microonde e lì abbiamo pure la lavastoviglie. La lavastoviglie, raga. Abbiamo pure il fornello a induzione. Cioè, bellissimo, bellissimo. Poi abbiamo questo tavolo dove non pranzeremo e ceneremo mai. Perché abbiamo mai il fuori, ovviamente. Mai. Abbiamo questa sacchettina bellissima della Space Family che potete comprarla nel link in descrizione. Sì, nerd overdose, esatto, mi raccomando. Comprate. Poi qui abbiamo la televisione. Television. Poi abbiamo un divano. Un divanetto. Che fa tipo d'angolo. E guardate fuori che bello, sembra la foresta amazzonica. Uguale sì, alla foresta amazzonica, sì. E sembra di stare... C'è la vegetazione. Guarda che bello, cioè. Che bello. Apri la finestra e c'è la vegetazione. Ci sono anche i condizionatori. Esatto. Se qui c'è tutta caldo. La roba nostra. Sì, vabbè, no, non fate caso, siamo esatto. Arrivati ieri sera. Poi qui c'è il sedere di Mamo che ha appena fatto la cacca puzzona. Bene, Mamo. Poi bravo. Qui c'è la stanza di Martino. Sì. Guardate un po'. Qui è dove dorme Mamo con il suo peluche che abbiamo portato, perché lui non dorme senza quel peluche. Esatto, inseparabili. Mamo e l'orsetto sono inseparabili. Esatto. Comunque questa è una stanzetta, diciamo, in più dove noi la stiamo tenendo per mettere un po' di cose. Vedete, c'è un letto matrimoniale sì, però sotto. Però qua può dormire benissimo altre due persone. Cioè, se litighiamo, tre. Tu puoi dormire qua. Tu puoi dormire qua. Ah, e là sopra, vedete, è un letto a castello, quindi c'è spazio per esatto. altre persone. Qui abbiamo altra finestra con la vegetazione.
Qui abbiamo il nostro armadio. Aprilo, amore. Mamma, ma che gli frega? Nessuno gli frega dell'armadio. Calde. Ma sì, ci sono 67 gradi. Belle. Poi di qua abbiamo un bagnetto. Ma guarda che belle queste scale per salire sopra, amore. Sì, è come un letto a castello. Che bello. Qui abbiamo un bagno che è molto grande per questa casa. Bagno. Cioè, è bello, ciao, è ragazzi, bellissimo. Guardate. Ciao. C'è anche, ciao. Guardate lì, ciao, dietro, la luce, ah, ma blu, rosa. Blu, bella. Con la doccia. Con la doccia. Poi, ah, c'è anche una televisione anche dentro questa camera. Ma spostiamoci in camera, esatto, nostra. La camera reale, la camera dei genitori, la camera dell'amore. La camera patronale. Eccoci qua. Questa è la nostra camera. E abbiamo pensato di mettere qualcosa nella nostra futura casa, tipo sì, questo. Sì, perché questo armadio fatto così intorno, esatto, al letto, troviamo sia fighissimo. Esatto, molto comodo. Sì. Devo dire, la sera non fa. Facciamo? Dio, che no, paura. Vabbè. No, oddio, vabbè, raga. Questo è inaspettato. C'è un ragno. Ma non è il ragno violino? Non lo so se suona. Dai, mo, veramente. Dai. Vabbè, se non mi finisce in testa, finiamo questo tour. Oddio, mo mi finisce in testa. Allora, abbiamo una televisione. Sì. Abbiamo un bellissimo specchio dove possiamo guardarci dal letto. Guarda che questo qui con le zampe così storte. È velenoso, eh. Amo, smettila. No, è velenoso, mo. Ma smettila, mo lo caccio. Mo, è ragno violino. E mo lo tolgo, dai. Vi faccio lo vedere. Devi uccidere qua c'è questo. Il bagnetto che è uguale identico a quello dell'altra parte. Sì. Doccia. Specchio delle mie brame, che è la famiglia più bella del reame. La Space Family. E questa è la nostra casetta. Diteci se vi piace. Noi appena siamo arrivati ieri sera abbiamo avuto una bellissima impressione. Infatti Sara mi ha detto: ma perché non stiamo una settimana in più? Eh sì, infatti. E io ho detto: vediamo. Adesso ci facciamo questa settimana perché abbiamo ancora tantissime cose da fare. La sera c'è la baby dance. Ah, dobbiamo andare a vedere andare stasera. A vedere stasera andiamo a vedere la baby magari dance. Andiamo a vedere la baby dance stasera. Sì. Poi dobbiamo andare al mare, dobbiamo andare in piscina. Quindi aspettatevi tantissimi vlog, tantissime avventure qui in questo fantastico campeggio. E come vi abbiamo detto prima, in questa casa qua proprio dietro, vedi, questa è la nostra. In questa qua dietro vivono Dante, Sabri, Pika, i cani. Infatti se gli bussi, tutti se adesso sono. Gli bussi, loro ti sentono. Vediamo se mi rispondono. Ma secondo me stanno dormendo. Sabri! Sta dormendo. Sabri! Dante! Niente, dormono tutti. Abbiamo appena fatto la doccia, pesso, mamo. Sì, pesso, abbiamo fatto la doccia, mamo. Con la tua macchinina di Spider-Man. Ora gli mettiamo tutto il volo al cosetto al collo perché lui suda tanto tanto. Mamma, avevi fatto la caccona, tanto. Ti abbiamo lavato. Oh, una lucertola, una lucertola. Eccoli qui. Pronti, dopo aver fatto la doccia. Tutto lavato e profumato con le sue ciabatte. Sì. Da notare, ovviamente abbiamo portato le macchine di mamma perché mamma non esce mai senza le macchine. Sue macchine. Ma salutate anche il fratellino. Appena detto il nome, Vale ha tagliato la clip, esatto, vero? Ciao. Ciao, ma ce lo fai vedere? C'è sempre coperto. Oh, eccolo qui. Ciao ragazzo, come stai? Siamo in campeggio. Anche tu sei andato in campeggio per la prima volta. Ragazzi, ci vediamo anche il prossimo anno con lui. Qui. Ah, è vero, eh? E mettiamo questa clip con quella, esatto, del prossimo anno. Ci vediamo il prossimo anno qui con lui. Qui. Qui. Lui e lui che ormai saranno bisonti. Mamma, dimmi qualcosa, parla. Ah, questo è il tuo modo di parlare. Stai facendo con questo cappello, eh? Cosa stai facendo? Cosa c'è? Che bel cappello! Che outfit! Andate a farti un giro per il campeggio, amore? Com'è? Voto. Dai un voto a questo bellissimo, campeggio. Bellissimo, okay. Bellissimo, però... Alla fine del campeggio ho cominciato a sudare. Ho detto, eri stanca? Tornare. Eri già stanca? Sì. C'è più fisica, amore. Io vorrei andare in piscina, vorrei andare... Amore, abbiamo tutto da scoprire. Tutto da scoprire. Fa caldo, eh. Non pensavo così caldo. Pensa ad agosto.
quando dovrei partorire? Ci sta l'aria condizionata. Martino si sta allenando per portare suo fratellino. Ti stai allenando per quando dovrei portare tuo fratello? Eh? Sì? Bubu! Sedete! Bubu! Sedete! Bubu! Sedete! Dove sei finito? Eccolo! Dentro al tubo! Cavallo! Come fa il cavallo? Come fa il cavallo? Gli dai il bacino a cavallo? Come fa il cavallo? Corri cavallo del West! Vai mamma! Di chi è questa palla? Di chi è questa palla che hai trovato? Me la passi? Tieni mamma, vai! Vai mamma! Lancia la palla, lancia la palla! Bravo! Palla! Bravo mamma! Comunque credo che oggi, se tutto va bene, credo che oggi andremo al mare. Ma questo lo vedrete in un altro video. Perché oggi era l'home tour del nostro campeggio. Volevamo farvi vedere un po' dove alloggiavamo per questa settimana. Quindi mamma! Ragazzi, mamma, fino a quando Martino non dirà papà non sarò contento. Dai. Non sarò contento. E da Martino e la mamma e papà è tutto. Ci vediamo molto probabilmente domani con un nuovo video dal della campeggio della Space Family. Ti sei ritorto il cappellino, mamma, dipende in insolazione. Insolazione. Ci vediamo domani ragazzi con un nuovo video qui dal campeggio. Chissà domani cosa faremo. Io credo che andremo al mare. Credo che il prossimo video saremo noi al mare. Noi al mare. Con la spiaggia. Martino che fa i castelli di sabbia. Oddio, Martino che si mangia la sabbia. Martino che lo metto sotto la sabbia. Ma brucia qua, non so come tu faccia. Sì, mi sto bruciando i piedi. Mi sa pure domani mi brucerò i piedi nella sabbia. Comunque, vabbè, ragazzi. Ci vediamo domani ragazzi. Mettete like per bellissimo. Questa serie sul campeggio. Ragazzi, ciao! Un nuovo video della Space Family. Amore, cacche, cacche, cacche. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Ciao. Mi piace, ci si diverte. Sì, ma tutto ciò io mi sto ustionando i piedi. Ciao.